Fabrizio Cataniello. Di Fabrizio potremmo dire mille cose e potremmo non dire niente. È stato un grandissimo giocatore per i suoi tempi, tempi quando il rugby era fatto di sangue e sudore. È stato uno di quelli che ci ha dato veramente delle cose belle, vecchie, particolari. La maglia di Tahiti, diciamo, ce la siamo venduta come una cosa importante per tutte le mosse che abbiamo fatto. Tahiti è stato uno di quegli incontri di una tournée che loro hanno fatto nelle isole del Pacifico, di una squadra inventata, una squadra formata dai dipendenti degli alberghi, quelli che stanno sulle spiagge, perché era saltata una partita. Una comitiva composta da tanti altri amici, Marchetto, perché è il primo che mi viene in mente, forse perché l'ho chiamato stamattina per salutarlo e non l'ho trovato. Ma torniamo a Fabrizio. Fabrizio ci ha dato le maglie, ci ha dato le cravatte, ci ha dato delle belle cose, ma soprattutto è uno di quelli che ci ha aiutato a conoscere altri giocatori e a parlare del nostro museo, perché io vorrei che nessuno dimenticasse mai la fatica che si fa ad avere una maglia di un giocatore, che sia un giocatore attuale o che sia un giocatore che abbia smesso di giocare. Perché fino agli anni 90, 95, la maglia era l'unica cosa che restava da una partita, a parte un piccolo rimborso spese. Oggi magari con il professionismo è vero che c'è qualche soldo che gira in più, ma è vero che proprio per quello il simbolo della maglia è rimasta forse la cosa più bella che c'è, quindi sono ancora più affezionati, più attaccati a questa tradizione. Quindi non lo dimenticate mai che tutto questo è stato frutto di fatica e di aiuto da parte di tanti ex giocatori, tra cui Fabrizio. Potrei raccontarvi di una maglia di un giocatore che non l'ha voluto dare al museo, me l'ha dato Fabrizio, ma lui ha detto ancora di aspettare a raccontare questa cosa. Probabilmente ci faremo una delle più belle puntate del museo, perché anche lui è stato un grande giocatore, un azzurro importante, e Fabrizio si è tolto anche la maglia di questo azzurro, di questo ricordo che aveva di una tournée. Fabrizio Cataniello, 35 caps, tanti, tanti bei racconti, ogni volta che stiamo insieme si parla di quei tempi che probabilmente per il livello di gioco molto più basso non torneranno più, perché per fortuna il rugby si è evoluto, ma le amicizie che sono nate in quel periodo tra di loro, tra quel gruppo di giocatori nazionali, ancora oggi sono vive e fresche, se vogliamo. Anzi, se Fabrizio vede questo video, voglio ricordargli che in occasione della partita all'Inghilterra faremo con il museo una cena con tutti gli ex azzurri che hanno donato le maglie al museo, quindi lui sarà chiaramente uno degli ospiti d'onore. E spero che Fabrizio riesca in qualche modo a coinvolgere anche il